Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. È il giorno di Ciccio Brienza. Oggi il capitano compie 40 anni e sarà anche il protagonista della nostra intervista flash realizzata da Barbara Cirillo. Barbara Cirillo che sarà collegata con noi anche dal campetto dell'antistadio per tastare anche l'umore dei tifosi biancorossi che attendono ovviamente l'arrivo di Ciccio Brienza per festeggiare i suoi 40 anni. Intanto vi presento anche il mio ospite, Marcello Sansonetti, dirigente di calcio. Buongiorno Sansonetti. Buongiorno a te Cristian e a tutti i nostri telespettatori. Sì, qui in un giorno particolare perché tra poco sentiremo Le parole del capitano Ciccio Brienza, anche Bene. I tuoi auguri al capitano assolutamente Marcello. Assolutamente sì, è una giornata particolare, siamo tutti felici perché la scelta del capitano non si dimentica, l'atto di fede, di cuore, d'amore che ha riversato nei colori e nella piazza biancorossa è qualcosa che rimarrà alla storia e non verrà mai dimenticata, mai. Eh sì, soprattutto perché poi Brienza ha deciso di ripartire dalla Serie sì, D, guarda, ha deciso di ripartire Cristian, da Bari, ha deciso comunque di riportare questa squadra in alto. Noi ci ricorderemo di Igor Proti, chiaramente di tutti quelli che hanno fatto tanto, delle vittorie di Conte, però anche di Brienza non ci potremo mai dimenticare, perché un calciatore professionista che a 40 anni decide di giocare nei dilettanti, quindi oltre ad aver sicuramente avuto possibilità di rimanere nei professionisti, un discorso anche di carriera, di pensione, fini pensionistici, tante cose che la logica ti dice di seguire altre scelte, invece fare questo atto d'amore, di fede nei confronti della piazza biancorossa e ripartire dalla Serie D mai fatta in vita sua, perché se andiamo a vedere lo score suo, 650 presenze, leggevo oggi, 100 gol, tutte nei professionisti, e macchiare un po' questo curriculum con la Serie D e veramente gli va dato merito. E allora sì, forse siamo pronti anche per collegarci direttamente dall'antistadio con la nostra Barbara Cirillo in compagnia dei tifosi biancorossi. Barbara, te la linea. Sì Cristian, buon pomeriggio, stanno correndo la spicciolata i tanti tifosi che si sono organizzati, lo possiamo dire perché immaginiamo che Ciccio Brienza si stia preparando per allenarsi qui all'antistadio tra poco, si sono preparati per una festa sorpresa per il capitano biancorosso che avverrà proprio alla fine degli allenamenti qui all'antistadio. Davvero un cuore grande quello dei tifosi biancorossi perché ognuno di loro ha portato qualcosa, la signora Francesca ha cucinato davvero tantissime focacce, tante pizze, sono tutte qui nella macchina, un vero e proprio catering. Targato signora Francesca, non poteva mancare. Non potevo mancare, poi Ciccio Brienza merita questo ed altro, è il nostro numero uno, poi sono 40 anni e l'ho fatto con il cuore. Come tutti, perché lo state trattando un po' come un figlio, chi un fratello. Infatti Brienza per me è un figlio. E niente Barbara, cos'altro devo dire? Il cuore grande dei tifosi, insomma tu sei la dimostrazione, ora tutti quanti, vero Francesca? Siamo praticamente organizzati, chi ha preparato la torta, chi ha portato da bere, tutto. Chi i tovaglioli, chi la tavola, chi le tovaglie biancorosse, hanno portato anche i palloncini, chi ha portato i palloncini di voi? Chi ha portato? Perché ci sono i palloncini nella macchina e allora vediamo un po' chi ha portato i palloncini. Perché insomma qui è una vera e propria festa. Allora andiamo a vedere, magari ce li portano, ecco, ce li stanno portando perché hanno tutto nascosto in macchina, perché ovviamente Brienza non deve minimamente immaginare che ci sia una festa sorpresa. Anche i palloncini dorati, portiamoli, guardate. Cioè guardate come si sono organizzati. Una cosa no, non arriva ancora Brienza, tra poco arriva. E allora sta arrivando la squadra, la vediamo in lontananza, per cui Cristian dobbiamo mettere tutto nelle macchine. Nessuno deve ovviamente sapere niente, Brienza non deve minimamente immaginare che ci sia una festa sorpresa per lui, quindi ci risentiamo tra pochissimo, magari non appena inizieranno gli allenamenti. E allora grazie a Barbara Cirillo, una festa davvero pazzesca, incredibile, i tifosi biancorossi. Che bella atmosfera, che riflettevo, non si verificava da anni, no? questa attesa piacevole di questa cavalcata che ci porterà al ritorno nel professionismo e tutte le compagini unite anche nelle piccole cose come questa festa dei 40 anni di Brienza ti tastano il polso di una società in salute, di un ambiente equilibrato, sereno, e ci sono tutte le componenti per riprendere veramente
un percorso calcistico qui a Bari definitivamente positivo. Tanto stiamo vedendo le immagini proprio dell'arrivo della squadra biancorossa al campetto dell'antistadio per sostenere il consueto allenamento prima ovviamente della partita di domenica, e chissà, tra pochissimo vedremo spuntare anche il capitano Ciccio Brienza. Sì, ora speriamo magari di intercettarlo. Intanto continuiamo la nostra chiacchierata, sì, proprio sul capitano. Comunque non si arriva a 40 anni in quelle condizioni se non sei un professionista no esemplare, Marcello. Assolutamente sì, devi avere delle doti umane e caratteriali, oltre che, vabbè, lui tecniche anche. Qualità tecniche sono fuori categoria. Sì. Sì, devi avere delle qualità eccellenti in tutte le sue componenti. Avrei voluto fare una domanda a Ciccio, sì, perché... ricordiamo che questo pomeriggio intanto alle 17.30 ci sarà anche una conferenza stampa dello stesso capitano del Bari. Quindi sì, magari gliela riporto io. Ecco, la domanda che farei è questa, cioè che leggendo per esempio le dichiarazioni di Rino Foschi, diceva che a lui forse ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto per doti tecniche e tanto caratteriali. Vediamo anche mister Cornacchini. Sì. E quindi a cosa, se è d'accordo con quella dichiarazione di Rino Foschi, e eventualmente se fosse d'accordo a cosa imputerebbe la limitazione che ha avuto, quindi degli infortuni piuttosto che a delle componenti di crescita caratteriale, situazioni insomma che l'hanno poi portato a raccogliere meno di quello che avrebbe potuto, se effettivamente è così. Il tuo pensiero qual è però rispetto poi a quelle che sono le qualità indiscutibili del capitano del Bari Ciccio Brienza? Il mio pensiero è quello che, leggendo i numeri, stiamo parlando di un ragazzo che si è tolto tantissime soddisfazioni, quindi sì, forse poteva fare anche di più, però ha fatto tantissimo. 650 presenze, di cui lascia gli ultimi 20 nei dilettanti, le altre tutte nel professionismo, 300 in Serie A, 200 in Serie B, e spiccioli in Serie C, così come i gol ne ha fatti più in Serie A che in Serie B, e in Serie C pochi, perché chiaramente è stato pochissimo, quindi è stato in nazionale. Lo vediamo, quindi andiamo live anche dallo stadio San Nicola, dal campetto l'antistadio, con Ciccio Brienza e i tifosi. Sì, Cristian, ovviamente si sono tutti avvicinati per un autografo, un abbraccio, come state vedendo. Fanno gli auguri anche a Giuseppe Mattera, perché ovviamente oggi è San Giuseppe, auguri Mattera. Un altro Giuseppe qui, si succede un po' di tutto. Come giusto che sia, straordinari. A tra poco con gli allenamenti. E allora, grazie Barbara, abbiamo visto l'arrivo di Ciccio Brienza. Auguri anche a tutti i papà, quindi auguri anche a te, Marcello, anche la festa del papà, sì, oggi. Sì, dunque abbiamo visto l'ingresso di Ciccio Brienza, ignaro di quanto accadrà al termine dell'allenamento. Toccherà anche a noi scappare poi all'antistadio, perché chi se la perde la festa del capitano. Allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi nella seconda parte partiremo poi subito con quelle che sono proprio state le dichiarazioni di Ciccio Brienza alla nostra Barbara Cirillo. A tra poco. Secondo spazio del Bianco e il Rosso di Sport con Marcello Sansonetti, in diretta dal campetto dell'antistadio c'è la nostra Barbara Cirillo. Prima delle parole anche di Ciccio Brienza abbiamo intanto un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, buonasera, sono Nico. Ciao Nico. Volevo dire, è il caso di dire, 40 anni e non li dimostra. Io ho visto la partita domenica, è stato veramente un leone in campo, ha lottato sino alla fine dimostrando di non avere assolutamente i 40 anni, e poi finalmente dopo tanti tanti anni ho visto gente entusiasta fuori dallo stadio ad aspettare un simbolo. Anche lui rappresenta la rinascita di questa squadra. Tanti auguri Brienza. Grazie, tanto auguri al capitano. Beh, in effetti è così, è stato un po' il simbolo della rinascita, lui che, lo dicevamo prima, ha voluto riabbracciare il progetto Bar, il progetto De Laurentiis, ripartendo dalla Serie D. Questo è stato un po' una sorta di garanzia anche per tutti i tifosi biancorossi. Sì, assolutamente sì, ha detto benissimo il telespettatore, ci ha messo la faccia, è il simbolo della rinascita, un emblema, una figura che racchiude qualità tecniche, morali, caratteriali, una leader
leadership indiscussa che ha già dimostrato in Serie B, figuriamoci in queste categorie. Poi diceva il nostro ascoltatore, sì, che in campo non si vedono i 40 anni. Brienza è uno che si sa gestire molto bene in campo. Assolutamente, un professionista conclamato, perché tutti quanti hanno tessuto le lodi dell'atleta, che oltre che dell'uomo. Lo sappiamo, Cristian. Lo sappiamo tutti che giocherà altri due anni come minimo, perché è un giocatore che ti fanno... Ti aspetti, cioè, che continui con la maglia di Biancorossa, è difficile appendere le scarpette al chiodo, sì. Poi se stai ancora bene fisicamente, bravo, è giusto proseguire. Allora, chi ha giocato a calcio poi raggiunge una maturità, chi prima, chi dopo, e che lo fanno ottimizzare le prestazioni e quindi rendere al meglio, no? E lui, magari almeno riportare il bar in B dove l'aveva lasciato. Sì, difatti lui con questa condizione atletica invidiabile, perché riesce a fare 96 minuti di alta intensità e qualità, ha, ripeto, come minimo un altro paio d'anni se gestito in una certa maniera. Chiaramente non potrà fra due anni rifare la stessa prestazione, però ci immaginiamo tutti che una buona mezz'ora in Serie B la può fare, no? Sicuro. Ce lo auguriamo. Presenza fondamentale all'interno dello spogliatoio. Sì, perché poi è una memoria storica di quello che è il calcio dell'ultimo ventennio, quindi esperienza da elargire ai propri compagni di squadra, il punto di riferimento. Anche, ecco, la chiave di lettura deve essere un punto di riferimento soprattutto per l'allenatore, perché l'allenatore non si deve sentire vincolato nel metterlo per forza laddove ci sono dei momenti un po' particolari, dove a Bari se non gioca metti Brienza, se gioca togli Brienza perché è anziano. Ecco, la sinergia tra Brienza e l'allenatore è la chiave di svolta per i prossimi futuri due anni, che sicuramente farà. E allora, siamo pronti a sentire anche le parole, certo, del capitano del Bari, Ciccio Brienza, protagonista questo pomeriggio della nostra Super Flash. Sentiamo. 90 secondi. Dal martedì al venerdì ti portiamo in allenamento con SSC Bari. 90 secondi di commenti e novità in esclusiva dalla voce del mister e dei biancorossi. 90 secondi. Solo su TV Sport per Telebari e Radio Bari. Radio ufficiale SSC Bari. E allora, non ci resta che dire buon compleanno, Ciccio Brienza. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie mille. Darebbe da dire 40 anni e non sentirli e non vederli soprattutto, perché in campo non li abbiamo per niente visti domenica. No, mi fa piacere, dai, io cerco di tenermi giovane, cerco di nascondere i miei 40 anni sul campo, però si fa di tutto per star bene, correre dietro ai ragazzi è normale che ti fa sentire giovane. Lo avevi già detto, il tuo sogno era quello di arrivare a 40 anni con la maglia del Bari, magari in Serie A, diciamo che un obiettivo l'hai raggiunto. Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo secondario, ecco, di restare con la maglia del Bari a 40 anni. Ora cercherò di arrivare più alte possibile in A, per me la vedo dura che ci possa arrivare in A con il Bari, però ci proverò. Almeno per il momento, ovviamente, perché in tanti ti hanno fatto gli auguri anche ai nostri microfoni dicendo Ciccio portaci in Serie A, che cosa rispondi? Ma non hanno detto sul campo o fuori dal campo, quindi io cercherò in tutti i modi di accontentarmi. Come festeggerai oggi? Ma penso che sia un giorno normale, il mio allenamento, poi con i compagni festeggeremo. Ti hanno già festeggiato nello spogliatoio appena arrivato? Sì, un po' tutti, ecco, il solito di Cesare che fa il pagliaccio di turno, però ormai conosco bene. E allora, grazie al capitano biancorosso, grazie a Ciccio Brienza e ancora buon compleanno. Grazie mille, grazie a tutti voi. Studio. E allora, queste le parole di Ciccio Brienza, ci proverò a riportare in alto il Bari, come a dire che forse il capitano ha già deciso cosa fare da grande. Sì, perché ha detto non so se in campo o fuori dal campo, quindi è cominciato ad aprire un'altra porta. A mio avviso, ripeto, dopo la prestazione di ieri e di questo campionato che insomma abbiamo visto tutti quanti. Il pensiero di proseguire c'è, cioè, intanto vediamo anche sì, gli auguri proprio sulla pagina Facebook del Bari al capitano Brienza. Vediamo questi degli auguri particolari, questi sono gli auguri di Simone Simeri, raffigurano Brienza quasi in versione pizzaiolo. Simeri sottolinea soprattutto l'umiltà del calciatore. L'umiltà è alla base di ogni vittoria, sia come persona che questo come collettivo. Questo è Floriano, un onore giocare con Ciccio. Poi ci sono anche gli auguri di Bolzoni, sì, Marcello. Sì, ma ho visto anche, ora chiaramente questi sono di parte perché sono i suoi compagni attuali. Compagni, però tutta Italia calcistica si è mossa per fornire i propri auguri a Ciccio, da dirigenti di massima
serie a giocatori, Fabio Grosso, abbiamo visto direttori sportivi, ex compagni di squadra, insomma tutti quanti hanno voluto omaggiare giustamente il nostro capitano. Sono arrivati diversi videomessaggi di auguri sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del TV Sport, ne abbiamo raccolti alcuni di Ester, Lino, Francesco, Alessandro e dei figli del signor Francesco. Vi diamo gli auguri al capitano del Bari. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri a te. Auguroni capitano, grazie di tutto, soprattutto per essere stato con noi nell'inferno. E insieme a noi tornerai in paradiso anche tu. Auguroni ancora, ciao capitano. Augurissimi Ciccio! Ciccio, tanti auguri di buon compleanno, ti abbraccio forte forte, sei grande. Tanti auguri Ciccio, forza Bari! E abbiamo chiuso con l'entusiasmo anche dei piccolini, una nuova generazione che magari no, si può riconquistare anche con giocatori come Ciccio Brienza. Che entusiasmo! Niente, anche noi siamo stati piccoli e quindi ci ricordiamo benissimo i nostri idoli. E pensare che Ciccio è idolo di quelli un po' più vecchiotti come noi, ma anche e soprattutto dei bambini che se lo ricorderanno per il resto della loro vita, nella questa infanzia che ha vissuto degli scossoni tra Serie B, fallimenti, ripartenze dalla Serie D. Ecco, l'uomo Ciccio Brienza verrà ricordato veramente come colui che ci ha messo la faccia e che ha dato sicurezza a un progetto. Ecco, intanto sì, stiamo anche vedendo delle immagini in diretta proprio dell'allenamento di questo pomeriggio al campetto dell'antistadio. E allora, anche per chiudere un po' quello che è il discorso Ciccio Brienza e il suo compleanno, prima di collegarci con Barbara Cirillo, ieri la stessa Barbara Cirillo ha effettuato un sondaggio per le vie della città di Bari proprio per raccogliere gli auguri dei tifosi biancorossi. Quindi io andrei a vedere questo sondaggio di auguri tra i tifosi e poi rientriamo in studio. Il nostro capitano con il numero 10, Ciccio Brienza! Ciccio Brienza! Ciccio Brienza! Ciccio Brienza! Ciccio Brienza! Ciccio Brienza! Auguri Ciccio, segna. Parte il sinistro di Brienza! Rotonda 0, Bari 1, il primo gol con la maglia del Bari. Ciccio, ti auguriamo di continuare a giocare con il Bari. E di arrivare in Serie A. Auguri Ciccio, da Bari, tanti auguri per te. Cosa gli auguri? Il meglio, che diventa l'allenatore del Bari. Cioè. Tanti auguri Brienza, a te e a tutta la squadra. Auguri Ciccio. E cosa gli auguri? Che segna qualche altro gol e continua a giocare. No? Auguri Ciccio, portaci in Serie A. Auguri Ciccio, portaci in Serie A. Tanti auguri Ciccio. Auguri campione, portaci in Serie A. E auguri Ciccio, auguri, sei un grande. Ciccio, auguri, auguri e porta sto Bari in Serie A di nuovo. Auguri Bari, auguri Brienza. Auguri Ciccio. 100 di questi giorni. Auguri Ciccio, portaci in Serie A. Vai Bomber, spacca tutto. Brienza contro Giappone. Il sinistro di Brienza, rete! Bari 2, Marsala 1, il secondo gol in campionato del capitano. Pablo Picasso diceva che i 40 anni sono quell'età in cui ci si sente finalmente giovani, ma è troppo tardi. Ecco, guardando giocare domenica il capitano, posso dire che Pablo Picasso si sbagliava e che ci si sente giovani anche a 40 anni. A vederlo correre per 96 minuti più dei 18 anni è stata un'emozione particolare, quindi viva il capitano, auguri, buoni 40 anni e spero che ci accompagnerà in Serie A nei prossimi anni. Il sindaco di Bari Antonio De Caro, come tutti i tifosi, rivogliono il Bari in Serie A con Ciccio Brienza. Ci vuole ancora un po' di tempo, qualche anno, e la scalata poi chissà, potrà anche avvenire. Abbiamo un ascoltatore in linea, prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao Cristian, sono Mauro Giovanni, saluto te e... Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Cristian, il prossimo rigore, anche quando il Bari va in vantaggio, 5-0, non deve tirare Ciccio Brienza, perché domenica ho avuto paura che il Bari non vinceva.
E auguri a Brienza, ciao! Va bene, va bene, grazie per il tuo intervento. Beh, c'è stata una sorta di gesto d'intesa tra Simeri e Brienza. Simeri ha chiesto al capitano di calciare il rigore, Brienza ha consentito senza alcun problema. Poi ha spiegato anche Cornacchini, ha detto alla fine decidono i calciatori in campo, i rigoristi sono Brienza, Simeri, Floriano, però poi decidono loro. Sì, devo dire che parlavamo prima dell'umiltà dell'uomo Brienza. Ecco, la massima espressione dell'umiltà è stata quella di domenica, dove ha ceduto un rigore che avrebbe voluto calciare lui chiaramente per coronare questi 40 anni con gol, vittoria, vero, tutte vero, queste vero. Cose qui, ecco, ti danno la fotografia di quello che è l'uomo Brienza. E quindi che dire di più? Chissà, magari il cerchio si chiuderà con un gol su azione, perché quest'anno non l'ha ancora fatto, magari il gol promozione, no? Ecco, quello decisivo, quindi per chiudere perfettamente il cerchio tra Ciccio Brienza e il Bari. Dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria tra poco. Ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Marcello Sansonetti, mentre scorrono ancora in diretta le immagini dell'allenamento di questo pomeriggio in attesa della festa di tifosi biancorossi a Ciccio Brienza, che vi mostreremo in diretta anche poi più tardi sulle nostre pagine social del TV Sport di Radio Bari e di Tele Bari. Marcello, sì. Prima abbiamo parlato del gol promozione di Ciccio Brienza, un Bari sempre più vicino all'obiettivo comunque. 7 giornate al termine, sì. I punti sulla Turri sono 11. Sì. Sì, assolutamente sempre più vicino. Chiaramente abbiamo passato la giornata più delicata, perché la Turris giocava contro l'Igea Virtus e quindi aveva uno scontro facilissimo che ha portato a termine brillantemente con i 3 punti. Invece noi avevamo questo Castrovillari che era in palla, è in palla. E quindi non era scontatissima la vittoria, anche se poi è meritatissima. E quindi aver mantenuto il vantaggio di 11 punti sulla Turris in questa giornata, ora ne mancano 7, alla fine con 3 vittorie sei sì, a dama, è praticamente fatta. E immagino che se il Bari dovesse inanellare un filotto di queste 3 vittorie subito, si potrebbe già festeggiare a mio avviso a fine partita contro la Nocerina. Eh sì. Perché secondo me la Turris qualcosa la perde nelle prossime 3 partite, soprattutto domenica a Castrovillari non sarà facile. Assolutamente sì, il Bari che invece sarà impegnato in trasferta contro la Palmese. Parlate della gara complicata contro il Castrovillari, diciamo che l'atteggiamento del Castrovillari molto falloso, anche favorito da una conduzione arbitrale non particolarmente brillante. Sì, è chiaro anche che l'avversario di turno cerca di difendersi con le armi a propria disposizione, sapendo che il Bari gioca con un 4-2-3-1, cosa fanno tutti quanti? Cercano, e quindi il Bari cerca prevalentemente la giocata centrale verso la finalizzare a rete. Cosa fanno? Cercano di abbassare i centrocampisti sulla linea dei difensori in maniera tale da fare densità lì, proprio nel centro della metà campo loro, in maniera tale che chiudono gli spazi e uno a turno dei difensori in più va a raddoppio sistematico, quindi non ci sono spazi, non c'è tempo di giocata ed è difficile farlo. È stato bravo Cornacchini che ha optato per la soluzione tattica differente, laddove è andato a sviluppare l'ampiezza, quindi sulle fasce, ha messo un 4-2-4 con gli esterni alti da offensivi e l'esterno basso che andava in sovrapposizione, quindi ha creato superiorità numerica sull'esterno e in area di rigore c'erano gli altri 3 attaccanti con il centrocampista. Ecco, questa è la chiave tattica che è stata della partita di domenica. Eh sì, chiave tattica vincente con il mister. Intanto vi divertite anche a giocare spesso a calcetto, troverai un Cornacchini acciaccato per come promesso al gol di Liguori è entrato in scivolata, in realtà è scivolato lo stesso mister biancorosso, si è un po' fatto male al fianco. Ho visto la scena della scivolata, doveva farla un po' qualche metro più avanti, l'ha anticipata, evidentemente non aveva i tacchetti quelli di ferro, aveva le slim e quindi ha preso una bella scivolata, bella dico perché stiamo vedendo la foto, lo vediamo perché a terra perché chiaramente è una scivolata piena di gioia per andare a rincorrere l'autore del gol. Sì, il primo gol anche in campionato di Liguori. Un ascoltatore in linea, poi un ultimo collegamento con la nostra Barbara Cirillo dal campetto dell'antistadio. Pronto? Pronto, buona
buonasera. Ciao, buonasera. E comunque auguri al capitano e anche a Giuseppe, perché oggi è San Giuseppe. E anche il papà. Giuseppe e ai papà. E domenica Ciccio segnerà il gol per la Serie C. Grazie, grazie. Beh, la speranza è che Ciccio Brenza possa fare gol, però di sicuro non sarà il gol della Serie C per quanto riguarda la matematica, per quello che dicevamo in precedenza. E allora ancora dal campetto dell'antistadio con la nostra Barbara Cirillo. Barbara, a te. Sì, Cristiano, ovviamente state vedendo le immagini dell'allenamento perché festeggia così Ciccio Brienza, lo ha detto anche nei nostri 90 secondi, tutti si stanno allenando, unico differenziato per Andrea Feola, reduce da un problema alla spalla, però a quanto pare il giocatore sta recuperando molto molto bene. Allora io direi di lasciarvi alle immagini dell'allenamento e buon pomeriggio a tutti. Grazie a Barbara Cirillo, vediamo ancora le immagini dell'allenamento di questo pomeriggio in attesa, ripeto, della festa a Ciccio Brienza per i suoi 40 anni già predisposta dai tifosi biancorossi. E allora dobbiamo fare un passo indietro perché ieri ospite nei nostri studi c'è stato anche il centrocampista del Bari Zaccaria Amlili, anche per lui il primo gol con la maglia biancorossa, vediamo un breve estratto della puntata di ieri. Sì, sì, fortunatamente è arrivato il gol e soprattutto è arrivata una vittoria molto importante per noi e per la classifica. Forse all'inizio della mia carriera, quando ero magari un po' più giovane, un po' di inesperienza magari, poi qualche chiacchiera con qualche squadra di Serie B c'era stata, ma poi alla fine era sfumato tutto. Io comunque ci credo ancora e spero di arrivarci il più presto possibile. Sicuramente ricevere certi complimenti da un giocatore come Francesco posso solo che far piacere, perché comunque ha calcato grandi campi, ha giocato categorie importanti e mi posso, soprattutto con lui, sia con lui che con Andrea a centrocampo, che siamo i più vecchi, mi trovo molto bene sia in campo che fuori, soprattutto la domenica comunque ci diamo sempre una mano e giocare al suo fianco mi rende ancora più semplice fare le cose che mi riescono meglio la domenica. Mister Cornacchini l'ho avuto ad Ancona un po' di stagioni fa e sono sempre trovato bene con lui, però di specifico non mi ha detto nulla. È sempre un gran motivatore perché cerca comunque sempre di migliorare i giocatori che ha a disposizione e noi dobbiamo pensare solo a allenarci bene in settimana e cercare di dare sempre il massimo per migliorare sempre di più. No, diciamo che mi è sempre piaciuto comunque fare il centrocampista e come ho detto in varie occasioni mi piace sacrificarmi per la squadra e quindi anche a costo magari di essere meno appariscente rispetto magari agli attaccanti o fare magari qualche un po' di più di lavoro sporco, non mi pesa come fatto. E allora queste le parole di Amlili, primo gol anche per lui come Liguori in maglia biancorossa, un premio a un centrocampista che ha fatto una stagione assolutamente straordinaria, no Marcello? È arrivato anche tardi questo premio, però è arrivato e sono contento perché ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo sempre visto Amlili come una garanzia, un mix tra quantità, qualità e umiltà. Parlavamo prima di umiltà con Ciccio Brienza, ecco un altro ragazzo che fa dell'umiltà la sua dote principale e non con le parole così come Brienza ma con i fatti, perché quando lo vedi correre per tutta la partita sacrificandosi per la squadra sempre in ogni partita vuol dire che hai uno spessore umano molto molto importante. Lui ho sempre detto me lo vedo come il capitano del futuro perché ha l'età dalla sua e quindi nei prossimi anni me lo vedo sempre nelle fila biancorosse. Guardando al Bari del futuro non si può fare a meno di un calciatore così importante, perché anche in Serie C è un calciatore che può assolutamente fare la differenza lì in mezzo al campo. Assolutamente, lui ha tanta quantità e anche qualità, magari poco di inserimento, però un motorino e con una determinazione caratteriale incredibile. Nei momenti di difficoltà, ci sono stati quest'anno dei momenti di difficoltà, cioè lo vedi che andava a pressare ovunque, lo trovavi avanti, lo trovavi dietro, nei recuperi, anche lì dove magari tecnicamente non arrivava, però ci metteva del suo. Avrà sbagliato pochissime partite, quindi questi dati la dicono lunga sul calciatore. Sul valore di Amlili. Intanto, come ogni martedì, siamo pronti anche con la carrellata dei gol del girone del Bari, il gironi del campionato di Serie D. Vediamoli insieme. Avanti però.
Scambio veloce tra Improta e Di Prisco, che entra in area dal fianco sinistro del rettangolo e deposita il diagonale. Di Amelio è destinata alla rete, Roccella agguanta il pari, ma il vantaggio si concretizza con Busatta, oggi finalmente sgusciante e reattivo. Pena immesso sul campo e replica proprio il gol con cui il Portici era passato in vantaggio e proprio in quella porta. Il 38esimo della ripresa, pallone all'interno dell'area di rigore per Candiano e arriva il gol. Candiano porta in vantaggio il Marsala. Al secondo minuto i padroni di casa guadagnano un calcio di punizione dai 30 metri. Galdean chiama lo schema per Daniel Gonzalez, che di destro fulmina in uscita Barbieri. Raddoppio che arriva al decimo minuto. Marigliano ruba palla nella metà campo calabrese, serve Flores, lo scarico di quest'ultimo per Talia, che dal limite lascia partire una sassata che non dà scampo a Barbieri. Rimessa per la San Cataldese, Lucarelli, c'è il tocco di Gambino, poi il tiro alla rete, il gol della San Cataldese. Campo calabrese. Arriva il pareggio, Gela, arriva il fischio dell'arbitro, la battuta di Mannone corta, il tiro e la rete, gol del 2-1. Retucci cerca e trova Di Domenico, Di Domenico il tiro e c'è il 3-1. Vacca ruba palla ad un difensore avversario e si invola verso la porta. Il centrocampista corallino, solo davanti a Cascione, non sbaglia e sblocca il match. Spiovente dice Liento per Longo, che aggancia in aria e punta la porta. L'attaccante corallino, tutto solo, fa secco Cascione e torna subito al gol. Dal 52esimo, ancora con Longo, che lanciato da esempio, dribbla il portiere avversario e da posizione molto defilata deposita in rete. E abbiamo visto la doppietta di Longo, che quindi allunga in classifica marcatori rispetto a Floriano. Sarà difficile, no, tentare il sorpasso in queste ultime 7 giornate? Sì, io ci speravo, perché statisticamente, dati alla mano, non c'è stata mai una partita con un giocatore del Bari che avesse fatto tripletta, sì, forse doppietta di Floriano, ricordo, o di Simeri, però tripletta mai nessuno, quindi speravo nell'aggancio al vertice della classifica capocannonieri, però mi sa che ormai... È dura. Intanto siamo praticamente in chiusura, abbiamo visto i gol di Serie D, comunque la speranza è presto, no, di calcare campi e palcoscenici più importanti, sì, con la garanzia, comunque lo diciamo spesso, di una proprietà solida finalmente, che ci farà passare anche un'estate serena, sì, rispetto, sì, alle precedenti. Sì, sì, c'è questa sensazione che si farà di tutto per vivere lo stesso sogno di quest'anno anche l'anno prossimo, con una cavalcata vincente. Chiaramente per far ciò devi avere una struttura di base economica, di management sportivo e di conoscenze nell'ambito calcistico, tutte qualità che questa società ce le ha e che le metterà a frutto per far sì che ci sarà una rosa molto competitiva anche l'anno prossimo, tale da dettare legge e cercare di vincere subito il campionato anche di Serie C. E allora io ringrazio il dirigente di calcio Marcello Sansonetti per essere stato con noi. Grazie Marcello. Grazie a te Cristian. Ovviamente ricordo di seguire le nostre pagine social, perché continueremo a darvi conto di quella che è la festa di tifosi biancorossi a Ciccio Brienza, oltre alla conferenza stampa dello stesso capitano del Bari. Grazie anche a voi, a domani invece con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.